people in. Okay. I'm gonna turn the record. All right. Hello, hello. Ciao. Benvenuti al primo webinar italiano di TSF. Mi chiamo Sumaira e sono una paziente affetta da NMOSD. Sono anche il fondatore della Sumaira Foundation, un'organizzazione globale dedicata a NMOSD e MOGAD. Sono molto entusiasta di supportare la comunità italiana. Mi dispiace, non parlo molto bene l'italiano. Ora vi presento la mia amica e collega, dottoressa Sara Mariotto. I would say you have a perfect Italian. Ah. Oh, yeah. I think I for wish. you, yeah. Ok. Buon pomeriggio a tutti. Adesso passiamo all'italiano. Mi spiace che Sumaira capirà poco, ma poi le ho promesso che semmai lo ritraduciamo. L'idea di oggi pomeriggio era quella di parlare delle similitudini e delle differenze tra neuromielite ottica, MOGAD e sclerosi multipla. E oltretutto, ovviamente, potete alla fine o in mezzo, quando vi fa piacere, fare delle domande sia nella sessione della chat che in quella di domande e risposte, per qualsiasi dubbio abbiate. Quando si parla di queste tre malattie, la prima cosa che mi è venuta in mente è che a volte si accomunano, nel senso che nella nostra mente si tratta di un gruppo di malattie simili. In realtà, invece, nella mia mente sono malattie molto diverse, che certamente condividono alcuni punti apparenti, diciamo, ma che in realtà sottendono dei punti di diversità molto importanti. In particolare, forse la sclerosi multipla è quella che noi, di cui noi tutti abbiamo sentito parlare un pochino di più, abbiamo sentito parlare un po' meno di neuromielite ottica e MOGAD, che sono certamente anche più rare. La prima grossa differenza tra queste tre malattie è che sia nella neuromielite ottica che in MOGAD abbiamo come marcatore di malattia la presenza di specifici anticorpi, che in caso di neuromielite ottica, spesso, anche se non in tutti i casi, poi lo vedremo, sono gli anticorpi antiacquaporina, che hanno come target gli astrociti, quindi delle cellule presenti all'interno del sistema nervoso, mentre nel caso di MOG abbiamo gli anticorpi, appunto anti-MOG, che hanno come target gli oligodendrociti, mentre sapete che nei pazienti con sclerosi multipla non ci sono specifici anticorpi. Mi piaceva condividere con voi alcune idee di appunto delle differenze di queste tre malattie in diversi termini. E il primo di cui volevo parlare con voi è quello epidemiologico. Intanto, vedete chiaramente che la sclerosi multipla ha una prevalenza molto più alta rispetto alla neuromielite ottica e a MOGAD. E oltre ad essere più alta, ma decisamente più alta, ha anche delle differenze legate alla geografia. La sclerosi multipla in realtà, in Italia, diciamo, vedete, ha una prevalenza di circa 113 persone su 100.000, ma in generale nel mondo tende ad aumentare come prevalenza allontanandosi dall'equatore. Ovviamente questo sottende la presenza di fattori genetici o ambientali che predispongono in qualche maniera alla malattia. Vedete invece che la prevalenza della neuromielite ottica e di MOGAD è molto più bassa. L'altra differenza importante è che oltre ad essere più bassa, la prevalenza della neuromielite ottica, anche questa è diversa nei diversi paesi del mondo, tende ad essere maggiore all'est e tra l'altro a Martinica, che è certamente un luogo molto piccolo, ma è il luogo in cui c'è una prevalenza maggiore rispetto a tutti gli altri paesi del mondo. Quindi anche qui si stanno studiando, non si conoscono a pieno, ma ci sono delle differenze geografiche importanti. Non sappiamo bene quale sia la prevalenza di NMOSD in Italia. Quello che invece sappiamo per quanto riguarda MOGAD è che la prevalenza è abbastanza uguale nel mondo, di circa 1,4 su 100.000, tra 1 e 4, diciamo in media 1 e 4, 2, e in Italia è di 2,5. Questo studio l'abbiamo fatto noi, abbiamo cercato di studiare la prevalenza di questa malattia in Italia ed è venuto fuori che è completamente in range con quelli che sono, diciamo, i tassi di prevalenza globali, senza grosse differenze, nei diversi paesi. Un'altra differenza epidemiologica è quella della distribuzione maschi e femmine. Sapete che la sclerosi multipla ha una moderata prevalenza femminile, neuromielite ottica invece ha una prevalenza femminile più importante, che arriva addirittura ad essere di 9 a 1, quindi sicuramente più frequente nelle donne. MOGAD è quasi uguale negli uomini e nelle donne, con, secondo alcuni studi, una leggera prevalenza di 2 a 1 nelle donne. Altra differenza epidemiologica è l'età d'esordio.
che vedete per la sclerosi multipla è di circa 29 anni. Sappiamo che la sclerosi multipla è rara sia nel paziente pediatrico che oltre, diciamo, i 50 anni, quindi diciamo nell'adulto, mentre la neuromielite ottica vedete che tende ad esordire ad un'età un pochino più avanzata, anche se c'è un ampio range d'età di sicuro. È ampio anche il range d'età di MOGAD, però che va, vedete, dagli 0 ai 90 anni, quindi decisamente molto ampio. Comunque in media, diciamo, l'età di insorgenza, vedete, è molto diversa nelle tre patologie. L'altra cosa di cui così che volevo discutere un pochino con voi sono i fattori di rischio, i prodromi di questa malattia. Forse sapete che recentemente è stato pubblicato un lavoro molto importante che vede l'infezione da Epstein-Barr come diciamo predominante nei pazienti con sclerosi multipla rispetto a tutti gli altri soggetti della popolazione, come ad indicare che possa essere un fattore predisponente, anche se non è presente in tutti i pazienti. La neuromielite ottica invece non si sa esattamente che cosa scateni la presenza di questa malattia e degli anticorpi associati. L'unica cosa che sappiamo è che nei pazienti anziani, vi dicevo che sono molto rari, però c'è una certa associazione tra malattia e alcuni tumori. Si tratta di forme che noi chiamiamo paraneoplastiche, nelle quali il nostro sistema immunitario, nel tentativo di attaccare il tumore, attacca poi anche il sistema nervoso centrale. È molto raro che ci siano delle forme di neuromielite ottica paraneoplastiche e quelle che ci sono nel paziente anziano, che vi dicevo non è frequente. In MOGAD invece sappiamo che in circa la metà dei pazienti ci sono o delle blande infezioni o a volte anche delle vaccinazioni che precedono la malattia, come a dire che ci sia un trigger, diciamo qualcosa di infettivo che porta poi il nostro sistema nervoso immunitario ad infiammarsi, diciamo. Altra differenza è certamente anche quella nei sintomi che predominano in queste tre malattie. Ovviamente sappiamo tutti che alcuni sintomi sono presenti in tutte e tre, però con una frequenza e con delle caratteristiche diverse. In particolare la neurite ottica, quindi l'infiammazione del nervo ottico con un disturbo della visione, dolore anche oculare, disturbo della visione dei colori, si può avere in tutte e tre queste malattie. Però nella sclerosi multipla tende ad interessare un occhio solo e a non essere gravissima, mentre nella neuromielite ottica tende ad essere bilaterale, quindi a coinvolgere tutti e due gli occhi e ad essere severa. E oltretutto nel percorso del nervo ottico tende ad interessare più spesso la parte posteriore, quindi quella più vicina all'encefalo. Mentre nei pazienti con MOG, anche qui tende ad essere bilaterale, però più anteriore, con un importante edema della papilla ottica. Quindi diciamo più severa nella neuromielite ottica, bilaterale in neuromielite ottica e MOGAD, con un però diverso interessamento o anteriore o posteriore. L'altra manifestazione comune a tutte le tre malattie è l'interessamento del midollo spinale. Però nei pazienti con sclerosi multipla di solito l'infiammazione del midollo spinale è corta, quindi diciamo nella sua lunghezza il midollo spinale è interessato in una parte breve. E di solito se noi guardiamo il midollo spinale in trasversale è interessata la periferia del midollo, non il centro, oppure la zona posteriore. Mentre nella neuromielite ottica abbiamo di solito un interessamento lungo e centrale. In MOGAD può essere breve o lungo, variabile, e c'è tipicamente un interessamento di quella che noi chiamiamo essere la sostanza grigia, quindi la zona centrale. Anche l'encefalo può essere interessato in tutte e tre le malattie, ma anche qui in maniera differente. Forse chi di voi, insomma, ha sentito parlare o ha la sclerosi multipla, ha sentito parlare di lesioni intorno al corpo calloso, intorno ai ventricoli, intorno alla corteccia cerebrale, che sono le lesioni tipiche della sclerosi multipla, mentre nella neuromielite ottica è tipico l'interessamento del tronco encefalico e la presenza di lesioni dal punto di vista morfologico diverse dalla sclerosi multipla. I pazienti con MOGAD invece possono avere un tipo di interessamento della corteccia cerebrale molto peculiare e poi un quadro diffuso di infiammazione che tende però a regredire nel tempo. Poi vediamo alcune immagini insieme. Anche l'andamento delle tre malattie è diverso. La sclerosi multipla può avere un andamento con delle ricadute nel tempo, oppure più raramente una progressione fin dall'esordio, oppure una progressione che insorge poi in seguito, dopo anni. La neuromielite ottica invece ha quasi sempre, vedete, nell'80-90% dei casi, delle ricadute nel tempo, e questo poi si lega anche alla terapia ovviamente di questi pazienti. Invece MOGAD ha delle ricadute solo in circa un caso su due, quindi un caso su due avrà un evento unico, quello d'esordio, un altro invece
con ogni probabilità avrà delle ricadute nel tempo. Un'altra differenza importante per noi che studiamo queste malattie è la presenza di scale specifiche per misurare la disabilità per i pazienti con sclerosi multipla, quindi per quantificare quanti disturbi e quanto invalidanti siano, mentre purtroppo non abbiamo delle scale dedicate ai pazienti con neuromielite ottica o MOGAD. Di solito usiamo la stessa scala che viene utilizzata per i pazienti con sclerosi multipla, però capite che non avere delle scale specifiche è un problema per la classificazione di questi pazienti e quindi è una cosa sulla quale stiamo cercando di lavorare. Qui volevo mostrarvi delle immagini perché per così mostrarvi esattamente quello di cui stavamo parlando prima. Vedete qui in alto l'esempio di una risonanza tipica di un paziente con neuromielite ottica e gli anticorpi antiacquaporina, dove vedete queste che vedete più chiare in bianco sono le zone di infiammazione. Questo è il tronco encefalico, come vi dicevo, questo è l'interessamento periventricolare e questa è la mielite lunga di cui vi parlavo prima. Vedete questa infiammazione, questa zona bianca, che questo è il midollo che vi sto indicando con la freccia, e vedete che è molto molto lunga. E qui invece qui abbiamo i nervi ottici, nei quali vedete che l'infiammazione c'è da un lato solo. E di nuovo qui nella parte centrale delle immagini vedete l'interessamento del tronco encefalico e del midollo spinale, mentre in basso nell'ultima riga orizzontale vedete la risonanza di un paziente con anticorpi anti-MOG, dove vedete sempre in bianco queste zone di infiammazione che sono diffuse, un po' mal definite, e questa mielite che può essere o lunga o corta. Vedete che le immagini, sebbene in alcuni casi possono essere simili nei pazienti con diverse patologie, in realtà hanno delle caratteristiche peculiari a seconda della malattia specifica. E la stessa cosa la vedete qui, nella quale vedete come si vede usualmente l'interessamento dell'encefalo, del nervo ottico nei pazienti con queste tre malattie. E vedete in maniera molto chiara come l'encefalo nei pazienti con anticorpi anti-MOG, vi dicevo, ha questo interessamento diffuso con infiammazione che tende a regredire nel tempo, quindi ai controlli è possibile che poi non si veda più nulla. Mentre per quanto riguarda il nervo ottico, ve lo dicevo prima, ma ci sono le frecce che potete vedere, insomma, che vi aiutano un pochino a vedere dove sono le alterazioni, vedete che nei pazienti con anticorpi anti-MOG di solito sono interessati tutti e due i nervi ottici, con un importante interessamento anteriore, lo vedete nel riquadro di destra, e mentre si vede nei pazienti con neuromielite ottica un interessamento tipico del chiasma ottico, vedete la freccia centrale, e questa infiammazione molto estesa, molto lunga e presente su entrambi i lati. Quindi diciamo che ci sono queste caratteristiche radiologiche che anche prima del riscontro degli anticorpi ci aiutano un po' a orientarci nelle tre patologie. L'altra cosa di cui vi volevo parlare è l'analisi del liquor. Questo per spiegare il perché molti di voi probabilmente hanno subito una rachicentesi, che certamente non è una procedura piacevole, ma che però aiutano i neurologi a capire alcune cose. In particolare vedete che nei pazienti vi avranno forse parlato di aumento delle cellule, di aumento delle proteine o di presenza di bande oligoclonali. Quello che si vede è che di solito nei pazienti con neuromielite ottica o MOGAD le cellule aumentano in maniera più importante, anche se non sempre, però di solito aumentano di più rispetto ai pazienti con sclerosi multipla. E vedete questo dato importante, quello delle bande oligoclonali, poi vi spiego meglio cosa sono, che sono presenti in quasi tutti i pazienti con sclerosi multipla e oltretutto tendono a rimanere nel tempo, non scompaiono, rimangono lì al di là del trattamento, mentre vedete che sono presenti più raramente, anche se in percentuale variabile, nei pazienti con neuromielite ottica e MOGAD. Ci possono essere, però diciamo sono meno frequenti e a volte tendono anche a scomparire. Vi volevo poi parlare di diagnosi, perché un po' perché me ne occupo e un po' perché credo sia una parte importante della gestione di queste patologie. Per quanto riguarda la neuromielite ottica, circa il 70% dei pazienti ha gli anticorpi antiacquaporina. Questo vuol dire che un 30% non li ha, ovviamente, e qui è un po' più problematico fare la diagnosi e dare una terapia corretta, però un 70%, che è una percentuale importante, ha questi anticorpi, che quindi, una volta che li troviamo, ci permettono di fare la diagnosi di questa malattia. E qui vi ho voluto riportare, come si vede al microscopio a fluorescenza, la presenza di questi anticorpi sul sangue dei pazienti. Queste sono delle cellule sulle quali viene messo il sangue, il siero dei pazienti,
e che qualora in questo nel sangue dei pazienti ci siano gli anticorpi anti-acquaporina, quello che si vede è che vedete questa fluorescenza verde molto molto chiara. È un test che è disponibile anche a livello commerciale, che si esegue in laboratori dedicati e che ci permette di fare una diagnosi corretta ed adeguata in poco tempo. Per neuromielite ottica esistono dei criteri diagnostici, questi sono gli ultimi, ovviamente non è importante che li leggiamo insieme, però sono importanti due cose, credo. La prima, che esistono dei criteri diagnostici, quindi abbiamo la possibilità di porre con certezza la diagnosi di neuromielite ottica. La seconda è che ci sono due tipi di criteri, quelli da applicare ai pazienti con anticorpi antiacquaporina, dove in pratica basta la presenza di un sintomo clinico suggestivo e gli anticorpi su siero, però vi dicevo esiste anche un gruppo di pazienti che non ha gli anticorpi antiacquaporina, nei quali per porre la diagnosi servono dei criteri clinici e radiologici molto stringenti. Quindi in questo caso, quando non troviamo gli anticorpi, dobbiamo impegnarci moltissimo e cercare di capire se il paziente rientra o meno in questi criteri diagnostici. Questo vuol dire anche che dobbiamo cercare l'anticorpo al meglio possibile. Qui vi ho riportato i dati di un lavoro che stiamo svolgendo in questo periodo nel nostro centro, nel quale abbiamo cercato di analizzare dei biomarcatori, marcatori di danno cellulare del sistema nervoso, degli astrociti, degli assoni, che per capire cosa succede nei pazienti che non hanno gli anticorpi antiacquaporina, che sono quei pazienti, vi dicevo, più difficili da trattare e anche da collocare. E quello che abbiamo visto è che in alcuni di questi pazienti che non hanno gli anticorpi antiacquaporina, il danno a carico del sistema nervoso centrale è simile a quello dei pazienti che li hanno. Adesso stiamo andando avanti in maniera più dettagliata e specifica in questo studio, nel tentativo di capire se questo vuol dire che le terapie che diamo ai pazienti con anticorpi antiacquaporina sono altrettanto efficaci anche nei pazienti che non li hanno, e nel capire se invece nei pazienti che non hanno gli anticorpi antiacquaporina possiamo, con delle metodiche di laboratorio avanzate, cercare altri anticorpi per capire cosa c'è e qual è il trattamento migliore da dare a questi pazienti. Per quanto riguarda invece i pazienti con anticorpi anti-MOG, anche qui, diciamo, la diagnostica avviene in maniera simile. Anche qui esistono dei test commerciali e dei test che noi definiamo on-made, cioè che si fanno in laboratori dedicati ed avanzati. In questo caso, il test, quello che noi chiamiamo on-made, che è quello che eseguiamo nel nostro centro, ha una sensibilità e specificità un po' maggiore rispetto a quello commerciale. Per cui è molto importante che, se gli anticorpi vengono testati con il test commerciale e risultano negativi, vengano riferiti, se il quadro clinico è suggestivo, a dei laboratori che eseguono il test on-made. La differenza sta nel fatto che, diciamo, concettualmente è simile, perché si usano sempre delle cellule, che sono delle cellule, queste qui che vi ho mostrato nel primo riquadro in alto a sinistra, che vengono trasfettate con l'antigene di interesse, MOG o acquaporina. Queste cellule esprimono sulla loro superficie la proteina che ci interessa cercare, quindi MOG o acquaporina, dopodiché si mettono sopra le cellule il siero del paziente e poi si usa un anticorpo secondario fluorescente e si visualizza la risposta al microscopio a fluorescenza, come vi ho fatto vedere prima. Qui è come si vede, in verde e in rosso, un test on-made, che vedete è un po' diverso rispetto a quello che vi ho mostrato prima, che era commerciale, ma il concetto è lo stesso. In verde vedete le cellule, in questo caso trasfettate, e in rosso le cellule che esprimono questo anticorpo. Però vi dicevo, questo test è molto più complesso, perché il test commerciale richiede qualche ora per l'esecuzione, mentre questo test richiede 3 giorni per essere eseguito e oltretutto, vi dicevo, un expertise molto importante. Però ha dei vantaggi. Il primo è che per MOG è più sensibile e specifico. Il secondo è che ci permette di titolare gli anticorpi. Alcuni di voi avranno sentito di parlare di titolazione degli anticorpi anti-MOG e questa è possibile eseguirla solo con il test on-made. E l'altra cosa è che è così sensibile e specifico che ci permette di cercare questi anticorpi anche su liquor. Nella nostra esperienza, abbiamo pubblicato qualche lavoro a riguardo, ci sono dei pazienti che hanno gli anticorpi anti-MOG solo nel liquor. Quindi se gli anticorpi anti-acquaporina è corretto cercarli solo nel siero, nel sangue dei pazienti, gli anticorpi anti-MOG ha senso cercarli anche su liquor se il quadro clinico è ritenuto suggestivo e se sono negativi su siero. Quindi diciamo che il test on-made ha alcuni vantaggi importanti. Un'altra cosa importante da dire è che per MOG ad oggi non esistono dei criteri diagnostici. Esistono dei criteri proposti, come questi che vi ho riportato qui, ma non esistono dei criteri diagnostici ufficiali.
La buona notizia però è che a brevissimo, nell'arco di un mese, dovrebbero uscire dei criteri diagnostici ufficiali, che quindi ci permettono di fare una diagnosi certa di questa patologia. Per sclerosi multipla sapete che ovviamente esistono invece dei criteri diagnostici ufficiali che vengono ogni tanto revisionati dai board dedicati a questa patologia, criteri clinici e radiologici, nei quali nell'ultimo aggiornamento è riemerso il ruolo importante della presenza di bande oligoclonali. E qui volevo farvi vedere cosa sono, visto che molti di voi probabilmente ne hanno sentito parlare. Vedete qui in questo schema, in cui vedete queste colonne rosse, nelle quali ogni colonna rappresenta il siero a destra e il liquor a sinistra di uno stesso paziente. E vedete ad esempio nella seconda e terza colonna da destra, la prima è un controllo positivo, quella per capirci dove c'è scritto 2 più 10, vedete che nella seconda colonna di destra, che è il siero del paziente, non vedete nessun bandeggio orizzontale, mentre nella terza colonna da destra vedete tutte queste questi bandeggi più scuri orizzontali che indicano la presenza di bande oligoclonali. Questo è un test diverso da quello che vi ho mostrato prima per la ricerca degli anticorpi, che viene eseguito in elettroforesi su gel di agarosio per migrazione, ma che ci permette, vedete, di rilevare la presenza o l'assenza di bande oligoclonali nel liquor dei pazienti. Questo esame va fatto su siero e liquor appaiati. Poi ovviamente non entro nei dettagli della terapia perché ognuno di voi ha certamente molte esperienze peculiari e importanti e, come si dice adesso, la terapia va disegnata su ogni singolo paziente. Però volevo parlarvi di un po' di differenze generali. La prima è che in fase acuta, diciamo, la terapia di queste tre malattie è simile. Tutte e tre vengono tendenzialmente trattate con boli di cortisone in vena, sia all'inizio che durante le ricadute. Però nel caso di neuromielite ottica o MOGAD, se le ricadute sono severe, si tende ad associare anche terapia con immunoglobuline o plasmaferesi, e nei pazienti con MOG, quello che si tende a fare è di continuare una coda di terapia steroidea nel tempo che sembra aiutare a prevenire il rischio di ricadute. Nel lungo termine, esistono moltissime terapie diverse per i pazienti con sclerosi multipla. Nei pazienti con neuromielite ottica, visto che vi dicevo il rischio di ricaduta è molto alto, dopo il primo evento viene sempre data una terapia immunosoppressiva, e saprete che ci sono anche dei nuovi farmaci, anticomplemento, antiinterleuchina 6, che sono stati approvati in America e che si stanno approvando anche in Italia. Per MOGAD invece la grossa domanda è cosa fare, perché vi dicevo che un paziente su due avrà delle ricadute, gli altri no. Per cui la domanda è in chi dare una terapia immunosoppressiva. Oltretutto vi segnalo che al momento non ci sono delle terapie approvate, però sono in corso dei trial ai quali stiamo partecipando anche noi. Le principali problematiche relative a questo aspetto, cioè alla terapia, sono per quanto riguarda i pazienti con sclerosi multipla, per i quali certamente abbiamo più esperienza perché la conosciamo da più tempo e perché, vi dicevo, è più frequente. È un po' la valutazione della risposta alla terapia e contrastare quella che viene definita fase progressiva. Per quanto riguarda invece i pazienti con neuromielite ottica, è un po' la prescrivibilità dei nuovi farmaci che, vi dicevo, si stanno approvando solamente adesso in Italia, la gestione delle gravidanze, che è una problematica ancora certamente aperta, e poi, vi dicevo prima, il trattamento delle forme sieronegative. Perché nei trial che hanno fatto sui nuovi farmaci, quindi quelli approvati o che si stanno approvando in questo periodo, purtroppo ci sono pochissimi pazienti, anche perché sono più rari, senza anticorpi anti-acquaporina. Quindi c'è tutta una domanda su cosa fare su questi pazienti. Nei pazienti con MOGAD la domanda è, appunto, vi dicevo, quando e a chi dare la terapia immunosoppressiva e per quanto tempo, e poi vi dicevo al momento non ci sono farmaci approvati. Di solito per decidere se dare o meno la terapia immunosoppressiva nei pazienti con MOGAD, quello che si valuta è come stanno dopo la terapia di fase acuta dell'esordio, cioè se i sintomi sono regrediti completamente, si tende a non dare terapia immunosoppressiva. Se invece persistono dei sintomi importanti, si tende a dare. Si dà nei pazienti che hanno una ricaduta, quindi che hanno più eventi nel tempo, però il grosso problema è prevedere chi avrà delle ricadute. Qui vi ho riportato un po' di articoli dai quali potete trovare su PubMed, dai quali ho preso i dati di cui vi ho parlato, che ovviamente poi, se avrete voglia e tempo, insomma, potete leggere nei dettagli.
E avviandomi alla conclusione, prima di rispondere alle vostre domande, se ne avete, volevo un po' descrivervi quello che facciamo noi. Io sono una neurologa e mi occupo ovviamente di clinica, ma anche di ricerca a Verona, all'Università di Verona. Questo è il gruppo con il quale lavoro per cercare di studiare, diciamo, queste malattie, che è composto da dottorandi, biologi, tecnici di laboratorio e un collega. E noi cerchiamo, quello che facciamo è occuparci di attività clinica e diagnostica nell'ambito di queste malattie, ma vi dicevo anche dell'attività di ricerca e di collaborare con altri centri italiani, europei o americani per cercare di capire qualcosa di più. In termini pratici, quello che facciamo è avere un ambulatorio di neuroimmunologia nei quali i pazienti possono venire per essere valutati per un secondo parere. A volte vengono inviati da colleghi, ad esempio, che vogliono così discutere con noi i casi più complicati. Possiamo anche ricoverare i pazienti in regime ordinario di reparto o di H-AMID. E quello che facciamo anche spesso è quello di discutere telematicamente, quindi online, alcuni casi complicati con dei colleghi che, diciamo, sono più lontani da noi. Dal punto di vista di laboratorio, cerchiamo quelle che vi ho mostrato, le bande oligoclonali, cerchiamo gli anticorpi sia con test commerciali che con test homemade, diciamo, molto sensibili, e poi siamo sempre alla ricerca dello sviluppo di nuovi test diagnostici e di biomarcatori che ci dicano come sta andando l'attività di malattia dei vari pazienti e che ci aiutino anche a predire quella che sarà l'evoluzione clinica. Vi dicevo, molto importante per MOG. Quello che facciamo è cercare sempre di non perdere di vista, in questo credo ci aiuti molto anche il confronto con le associazioni di pazienti, che è sempre, credo, molto molto importante per noi, per darci la forza e ricordarci qual è il nostro scopo di attività, perché ovviamente è un lavoro, ma prima di essere un lavoro è la missione è quella di cercare di far star meglio i pazienti e di fare qualcosa di buono. Quindi cerchiamo di metterci sempre il meglio che possiamo, di collaborare con le associazioni di pazienti, camminando insieme. Mi piace questa foto che abbiamo fatto all'ECTRIMS con Sumaira, perché un po' credo ripercorra l'idea di camminare insieme verso uno scopo comune. I have to say it also in English. I was saying that I love this picture because it's like walking together in the same direction. E l'altra cosa, prima di concludere e rispondere alle vostre domande, che vi volevo dire è che stiamo cercando un ambasciatore, un paziente che possa essere un ambasciatore italiano per la Sumaira Foundation. I was saying that we are looking for an ambassador. Sumaira verrà in Italia a gennaio e credo sarà molto contenta di incontrare noi e tutti voi per discutere di possibili progetti, iniziative comuni, e se qualcuno di voi ha voglia di essere, diciamo, l'ambasciatore italiano della fondazione, siamo contenti, insomma, di coinvolgerlo e di in questi progetti, insomma, e di così di lavorare insieme. I was saying that we are looking for an ambassador and that we are happy if someone wants to join and can just write us and we are happy to involve it. Fabulous. Hopefully no one noticed my sweater in that picture. Beautiful presentation. Thank you. All right, so questions? Ecco qui, poi se qualcuno di voi ha delle domande specifiche su quello che ci siamo detti, degli interessi, dei dubbi o qualcosa non è stato chiaro, scrivetelo pure nella chat oppure nelle domande e risposte, mi fa davvero piacere rispondervi. Domenico has a question. So Michael has a question. I can translate maybe it. Mm-hmm. Okay, so are there new therapies for NMOSD and MOGAD? Are they available in Italy? Quindi Michael ci chiede se, I just translate it in Italian. Michael ci chiede se ci sono nuove terapie per l'NMOSD e MOGAD e se sono disponibili in Italia. Appunto, per MOGAD non ci sono delle terapie appropriate, cioè ci sono delle terapie appropriate ovviamente, che sono quelle di cui io ho parlato, che noi somministriamo ai pazienti, ma non ci sono delle terapie ufficialmente approvate. Ma vi dicevo, ci sono dei trial clinici che stiamo conducendo. So I was saying that for MOGAD we have no approved therapies, but we are involved in a couple of trials that we are doing for sure for patients. Per l'NMOSD invece vi dicevo che
Ci sono dei farmaci che utilizziamo, che alcuni di voi conosceranno, che si usano comunemente nella pratica clinica, alcuni di voi conosceranno la zatioprina, il rituximab ad esempio, la ciclofosfamide, mentre si stanno venendo, diciamo, approvati anche da noi alcuni farmaci nuovi, come ad esempio, forse ne avrete sentito parlare, satralizumab o eculizumab. How Domenico Del Ceglia, do you have a question? Domenico? Ok, sì, mi sentite? Sì. Sì, buongiorno a tutti. Volevo solo chiedere riguardo al MOGAD, per quanto tempo e se ha senso fare il dosaggio dell'anticorpo? Cioè monitorarlo nel tempo? Monitorarlo nel tempo può avere un senso, dà delle informazioni utili o per capire il decorso o la tipologia, diciamo, se è monofasica o no? Allora, e la prima risposta è appunto che allora io ritengo sia utile monitorarlo nel tempo, ed è una risposta ovviamente basata non solo sulla nostra esperienza ma anche sui dati di letteratura. Quello che si fa di solito, ecco, la cosa importante è monitorarlo sempre con lo stesso esame e con un live CBA, perché il fixed CBA non ci permette di titolarlo, e soprattutto se poi noi lo titoliamo in laboratori diversi, ad esempio ugualmente efficaci, come possono essere, prendo ad esempio Pavia e Verona, il rischio è che poi si usino dei metodi diversi, per cui poi i titoli non siano più paragonabili. Quindi è importante titolarli sempre, riferirli sempre allo stesso laboratorio. Detto questo, credo sia importante perché solitamente, anche se non è una regola ferrea, ma solitamente quando il titolo scende, anche la malattia tende ad essere in remissione. Per cui diciamo che ovviamente la clinica è la cosa più importante, come sta il paziente, come ci dice che sta, come lo vediamo visitandolo. Però se il titolo anticorpale scende in MOG, abbiamo un supporto in più nel pensare che stia andando tutto per il verso giusto e che non siano in corso delle ricadute. Di solito quello che facciamo noi è controllare il titolo anticorpale ogni 3-4 mesi, diciamo nel primo anno, e poi se sono scesi in maniera, diciamo, soddisfacente ed efficace, quello che facciamo è eventualmente poi più avanti nel tempo controllarli ogni 6 mesi, un anno, però noi tendiamo a mantenerli controllati sempre nel tempo. Grazie mille. Prego. I'm going to call on Nicoletta, who also has a question. Mm-hmm. Sì, l'altra domanda è riguardo al monitoraggio dei CD19 e CD20. E cosa ci dicono in queste patologie. Quindi sì, allora quello che facciamo noi di solito è di utilizzare, diciamo, il monitoraggio dei linfociti come indicativo di efficacia, diciamo così, della terapia, che è una cosa che si tende a fare in tutte le malattie che vengono trattate con questo farmaco, con i vari farmaci, insomma, che abbiamo a disposizione, in caso siano appunto anti CD19 o CD20, penso ad esempio al rituximab. Il monitoraggio di questi linfociti, diciamo, ci dice quanto sta funzionando il farmaco e quanto è efficace in quel momento. Quindi, diciamo, è utile più che per dirci come sta andando la malattia, è utile per dirci quanto sta funzionando, quanto è attiva, diciamo, la terapia. Per cui sono dei monitoraggi che si tendono a fare, al di là delle differenze di queste singole malattie, in chi, diciamo, sta effettuando dei particolari regimi terapeutici. So I think Nicoletta had another question. It said, in the case of patients with probable NMOSD without anti-aquaporin 4 antigens, how can the doctors get a diagnosis? Mm-hmm. Should I say in English? No, in Italian? Italian is okay. So, quindi, sì, allora, intanto vorrei dire questa cosa, che non c'è una differenza in termini di probabilità, cioè chi non ha gli anticorpi anti-aquaporina non ha un NMOSD probabile, ha la stessa diagnosi che è quella di NMOSD.
Cioè, ci sono alcune altre malattie neurologiche nelle quali c'è una differenza tra malattia possibile, probabile, certa, come ad esempio le encefalite autoimmuni. In questo caso, invece, non c'è una differenza di probabilità a seconda che si abbiano o meno gli anticorpi. O la diagnosi c'è, ed è quella di NMOSD, o non c'è. L'unica differenza è che per chi non ha gli anticorpi bisogna applicare dei criteri molto stringenti. Quindi, appunto, sono quelli che vi ho mostrato prima, sono un po' complessi per chi non li ha, però devono essere soddisfatti tutti, quindi criteri clinici e criteri radiologici, cioè alcuni sintomi che noi chiamiamo core principali, che devono esserci, come la neurite ottica o la mielite o la sindrome dell'area postrema, e poi anche la radiologia, che è quella che vi ho mostrato prima, deve essere compatibile con questa malattia. Quindi diciamo che se non ci sono gli anticorpi, possiamo diagnosticarla, ma dobbiamo rientrare in quei criteri che sono molto stringenti. Se il paziente rientra in quei criteri, che sono molto chiari, diciamo è come una checklist che si fa, se rientra in quei criteri ha la neuromielite ottica, spectrum disorder si chiama, allo stesso modo di chi invece ha gli anticorpi. L'unico problema è che pur avendo la stessa malattia, diciamo dal punto di vista dei criteri diagnostici, ovviamente la patogenesi è diversa, perché in un caso abbiamo gli anticorpi, nell'altro non li abbiamo. Per questo dicevo che è molto importante cercare gli anticorpi in maniera adeguata, perché averli o non averli, diciamo, dal punto di vista della diagnosi fa la differenza, perché è molto più complesso, perché deve soddisfare criteri molto complessi, fare una diagnosi di NMOSD sieronegativa, che è anche chiaramente più rara. Michael, ci chiede quali sono le più grandi diciamo problematiche per i pazienti che vivono con NMOSD e MOGAD al di là della malattia. Questo forse lo dovrei chiedere io a voi, nel senso che credo sarebbe una cosa importante da conoscere da parte nostra, perché noi cerchiamo sempre di trattare i sintomi e le cose diciamo più evidenti, però ci sono certamente poi delle cose che si associano alla malattia che sarebbero importanti da discutere. Penso ad esempio al dolore, alle alterazioni della qualità di vita, alla fatica, che sono delle cose che molti pazienti ci riferiscono, che però magari di fronte al non vederci, al non camminare, passano un attimo in secondo piano, ma che poi in realtà sono dei sintomi che accompagnano il paziente nel tempo e che hanno anche questi un ruolo, diciamo, invalidante nella qualità di vita. Per cui credo siano malattie molto complesse che vanno studiate, analizzate e trattate, curate, prese in carico a 360 gradi, al di là di quelli che sono magari sintomi neurologici, che sono quelli sui quali noi ci focalizziamo e che certamente sono invalidanti, ma certamente ce ne sono anche altri importanti da tenere in considerazione. Ok, Michael ci chiede come possono i pazienti con NMOSD o MOG trovare altri pazienti in Italia con cui parlare e discutere. Questo è un punto secondo me molto importante, anzi grazie Michael che ci fai parlare di questo, perché al momento credo che Federica stia facendo un grandissimo lavoro su questo, ne parlavamo in questi giorni, perché nelle associazioni più grandi certamente e più esperte di pazienti con sclerosi multipla si sta toccando anche l'argomento NMOSD e MOGAD, e questo credo sia importante perché i pazienti con NMOSD e MOGAD sono meno e possono in questo modo trarre vantaggio di un'associazione con molta esperienza, con delle basi solide e delle persone molto preparate ma anche motivate che ne fanno parte. Per cui mi auguro che il futuro porti, diciamo, all'interno di associazioni già presenti a tenere in alta considerazione anche, ma sarà certamente così, i pazienti con NMOSD e MOGAD, perché certamente sono un'entità a sé, come ci siamo detti fino adesso, ma certamente credo possano anche trarre vantaggio dal far parte di un'associazione, ma magari Federica non so se riusciamo a darle la parola o se vuoi fare un commento. Su questo aspetto, lei fa parte dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che è l'AISM, ma e
ne abbiamo parlato in questi giorni, insomma, ma faranno molto, molto, stanno facendo molto e faranno certamente anche molto di più nel tempo per coinvolgere anche i pazienti con NMOSD e MOGAD. Ma anche la Sumaira Foundation, vi dicevo, sta cercando appunto degli ambasciatori in Italia proprio per avere dei pazienti di riferimento, un paziente di riferimento che poi possa, collaborando certamente con ad esempio associazioni già presenti in Italia, così portare avanti anche il punto di vista dei pazienti con NMOSD e MOGAD. Per questo dicevamo che se qualcuno di voi è interessato a collaborare su questo aspetto, certamente c'è molto da fare e certamente anche un aspetto che credo così sarà di aiuto a noi medici e anche alla comunità di pazienti. Michael? questa è una domanda interessante, cioè come mai mi sono interessata di NMOSD e MOGAD e che cos'è che mi interessa così un po' di più per il futuro? Ed è una domanda interessante perché in realtà nasce da un'esigenza di un paziente, cioè mi è capitato quando ero una studentessa di neurologia di dover curare, trattare, diagnosticare una paziente della quale non avevo idea di cosa avesse. E ovviamente ho cercato in tutti i modi di capire quale potesse essere la diagnosi per poterle dare una terapia adeguata. Non aveva gli anticorpi antiacquaporina, ma aveva dei sintomi suggestivi importanti e non soddisfava i criteri di neuromilite ottica sieronegativa. Per cui a quel tempo ho cercato su PubMed per cercare di capire che altro potessi fare per lei. Erano i primi tempi in cui si discutevano gli anticorpi anti-MOG, che però ancora in Italia non testava nessuno. Per cui ho visto che venivano testati in alcuni laboratori all'estero, ho scritto al professor Reindl, che è un professore insomma che ha un ruolo importante nella scoperta diciamo di questa malattia, e gli ho chiesto se fosse possibile andare da lui per portare alcuni campioni di pazienti e imparare questo tipo di diagnostica che poi mi sarebbe piaciuto importare anche in Italia tramite il nostro laboratorio. E quindi sono partita insieme ad una tecnica di laboratorio che mi ha aiutato moltissimo in questo percorso con i miei campioni, li abbiamo testati. Poi in realtà questa paziente era negativa per anti-MOG, aveva una neurosarcoidosi, però ne abbiamo diagnosticati altri tre nel gruppo di pazienti di cui avevo portato con me i sieri e abbiamo imparato il test diagnostico che abbiamo poi importato a Verona e iniziato a fare anche noi. E quindi diciamo che mi sono interessata a questa malattia per un'esigenza clinica, perché quando noi clinici abbiamo di fronte un paziente che ha dei problemi e non riusciamo a capire cos'ha, è certamente molto frustrante, quindi cerchiamo insomma di almeno insomma, cioè, certamente io mi sento molto frustrata e quella è nata così l'occasione, cioè, per cercare di capire come aiutarlo, in realtà poi ho così cercato di implementare la diagnostica da noi. Wow, I didn't understand anything, but I understood everything. It's amazing. Thank you so much, Sara. I just realized this is our last webinar of the year, so ended it with you, which was awesome. And very much looking forward to coming to Italy next month. It'll be my first visit. That will be great. And we also are looking very much forward to it. Yes. Thank you. Grazie for joining us. Thank you, Dr. Mariotto, for being such a wonderful person to work with. We're so grateful for all of the research that you do, the care that you give to patients and their caregivers, and whatever we can do to, help Italian patients, caregivers, physicians, advocates, please let us know. That's what we're here for. Thank you. Ciao. Bye-bye. Ciao. Grazie mille. Grazie mille. Thank you.